sarà il torcicollo. Eh? Un altro? Ah, sì, un altro. Ehi, amico, e gli occhi? Oh, scusatemi. Oh, questa è bella. Giorgio Jackson. Frank McCarthy. Ah, che piacere rivederti dopo tanto tempo. Non sei cambiato affatto. Questo è un ritornello riservato alle zitelle che non vogliono invecchiare. No, no, non scherzo. Ma vieni, beviamo qualche cosa insieme. Sì, volentieri, ma seduti. Ah, ma io veramente... Cos'è? Hai fretta ad andartene? No. E allora? Vieni. Oh, guarda un po', Giorgio Jackson. Quanti anni sono? Oggi si vede. Parecchio, maniac, vero? Ah, e buona memoria, anche per te? Ah, sì, grazie. Hai sentito? E acqua ghiacciata. Bene, capito. Sigaretta? Ah, no, grazie, io pipa. Ah! No, no, ti conservi benissimo. Robusto, in gamba. Fai dello sport? Ma abbastanza. Che genere? Ma quello che capita. Corsa, nuoto, automobilismo, pugilato, lotta libera, tiro alla pistola e qualche volta anche al mitra. Non dirmi che fai il gangster. Con i gangster mi alleno. Beh, è molti anni che non ci si vede, no? Beh, parecchio, sì. Caro mio, faccio il poliziotto. Santo cielo. Cos'è, deluso? Beh, solo poliziotto. Beh, ufficiale di polizia, se preferisci. Prossimo a capitano, spero. Ma sai che abbiamo le promozioni a scelta. E allora? E allora... Allora sono stato scelto accuratamente per non essere promosso. Perché? Ma chi lo sa. Si è promossi per fortuna, per caso... A volte anche per vero merito. Un mio collega, meno anziano di me, è stato promosso perché ha scritto un libro. Scrivene uno anche tu, no? Beh, ti pare facile. A me sì. Sì. Io, quando devo scrivere un semplice rapporto... Vorrei proprio essere sicuro che non sono io ad affascinarvi. Ehi, ma che vi prende? A voi che vi prende? Ma si può sapere cosa avete tanto da sbirciare? Su. Scusa, dicevi? Dicevo... Ah, sì, che... sì, che per scrivere un libro... Ah, niente ci vuole, proprio niente. Te lo dice uno che ne ha scritti 19. Tu ne hai scritti 19, esattamente. 19? Giorgio Jackson. Ma... Ti confesso che io... Che proprio... non ne hai letto neppure uno. No. Forse nemmeno visto. Mi dispiace, ma è proprio così. No, no, è naturale. Col mio nome ne ho firmati soltanto due, tra cui Pianure e il Vento, che ha vinto l'anno scorso il premio della critica. Dammi per ignorante, ma io proprio... No, 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 non mi meraviglio. Buon libro, ma a tiratura ridottissima. Scommetto invece che hai letto certamente qualcuno degli altri 17 libri, quelli firmati col nome di Louisa Page. Louisa Page sei tu, il nuovo astro dei gialli. Beh, sì, sono io. Ma li ho letti quasi tutti. Louisa Page. L'ammiravo tanto che quasi quasi mi stavo innamorando di lei. Meno male che te l'ho detto in tempo. Louisa Page. Meriti un premio. Gloria. Così almeno non ti verrà più il torcicollo. Oh, ma io... Ecco, ecco la persona che desideravi tanto conoscere. Sottotenente Gloria Stein, mia collaboratrice alla squadra omicidi. Gloria, ti presento Louisa Page. Piacere. Prego. Oh, meno male. Cognac doppio a tutti e tre, paga la ditta. Ma sì, dagli anche a lui. Ho sul conto però, eh. È vero che mi interessava lei, signorina Stein, ma solo, come dire, per motivi professionali. Non è molto lusinghiero per me, direi. Dunque lei conosceva la mia identità, la mia professione? Ah, no, no, tutt'altro.
Ma quando sto per scrivere un nuovo libro, la mia fantasia va in cerca di un pretesto, di un elemento cui agganciarsi per creare la trama. Insomma, come pretesto sono accettabile. Ringrazio. No, no, non scherzi. Questa volta la mia fantasia si è trasformata in un vero radar. È il mio subcosciente che ha funzionato. Ah, sì? Da tempo volevo dare un nuovo protagonista ai miei gialli. L'ho trovato. Una protagonista. Lei. Io? E che ho di speciale? E poi lei non mi conosce affatto. Voglio dire, un'investigatrice. Giovane, colta, intelligentissima, sentimentalmente irraggiungibile. O quasi. Coraggiosissima. Ah, ecco, le si potrebbe dare un tic, un aspetto divertente, quasi comico. Lei adora truccarsi, travestirsi, assumere diverse personalità per le necessità del mestiere. Ma il suo fascino è così prepotente che non riesce mai a nasconderla abbastanza. E i criminali se ne accorgono sempre. E lei lo chiama un tic. Io lo chiamerei piuttosto un grosso handicap per la poveretta e tutt'altro che divertente per lei. Ah, sì? Oh. Ah, scusate, brutta cosa la memoria di un poliziotto che comincia a vacillare. Gloria, devo spedirti via. Cose di servizio, naturalmente. Oh, no, no, è io che speravo di riaccompagnarvi in macchina per chiacchierare un altro po' insieme. Si allontana per poco, ritorna e noi l'aspettiamo qui. E poi, se vuoi, ci riaccompagnerai, va bene? Perfetto. Scusa un istante. Dunque, cosicché è il tuo subcosciente che ha funzionato, vero? Ah, sì. Tu sentivi che Gloria era la futura eroina dei tuoi romanzi. Non è che l'hai seguita perché ti piaceva come donna. Ma allora te ne sei accorto? Beh, diciamo che è il mio mestiere, come il tuo è quello di scrivere romanzi. Ma forse tu e... No, io niente. Capito? Ecco un altro elemento interessante per il mio romanzo. Che cosa biascicherà? Ehi! Ehi, Walter! No. Venite qua voi un momento. Ah, devo scomodarmi proprio io personalmente. Sì. Allora, cos'è? Volete uno sconto? Allora, chi è quello strano tipo? È un cliente. E per me i clienti sono tutti uguali. Ah, sì? Non siete molto gentile. Ah, ah, beh. Avrei dovuto capirlo subito. Beh, dunque, è un tipo strambo. Sì, proprio così. A volte viene qui 2 o 3 giorni di seguito e poi magari sta un paio di mesi senza farsi vedere. È sempre solo, eh? E beve sempre da solo. Sì, e parla sempre da solo. Ma Dio mi fulmini se ho mai capito una parola di quello che dice. Però è un bevitore serio. Cioè? Viene qui per bere e beve. Il che a me fa bene anche se fa male a lui. Serve altro? No, grazie. No, lasciate per me. Giorgio, vedi quella donna?
È una confidente della polizia. Teme di essere spiata e deve riferirmi cose molto urgenti. Scusa, eh? Prego. Allora. Hai la macchina qui, hai detto, vero? Bene, sì. Lei non vuole parlare qui. Ha troppa paura. Dovresti accompagnarci subito con la tua macchina alla sede della polizia. Ma avevamo promesso a Gloria di aspettarla qui. Vabbè, cosa... No, io non mi muovo. Gloria non si fa mai aspettare troppo. Gloria! Dai! E come vede, il suo fascino non è così prepotente da non poterlo nascondere sotto il più sbrigativo dei travestimenti. Ah, sbrigativo poi? Proprio così. Un po' di materiale da trucco, un paio d'occhiali, un cappotto rovesciabile, un cappellino sformato ed ecco tutto. Deluso, vero? Dai, paga. Per la brutta figura che hai fatto te la cavi con poco. Altro che deluso. La mia protagonista si fa sempre più interessante. E questa prova di destrezza, tutta a mio beneficio? Altra delusione. Gloria deve seguire una missione in un certo ambiente e non deve essere riconosciuta. Ecco. E noi l'accompagniamo. Fino a un certo punto sì, poi la salutiamo. Ah, ma ci rivedremo presto, spero. Ah, non potete piantarmi in asso adesso che ho trovato la mia protagonista. Dovete aiutarmi. Ho bisogno di tutti e due. Frank, la nostra vecchia amicizia. No, il tasto sentimentale della vecchia amicizia lo tratteremo un'altra volta. Adesso dobbiamo andare perché Gloria ha fretta. Paga. Ci sono delle donne, rare in verità, molto rare, che non finiscono mai di sorprenderci. Gloria Chandler era una di queste donne. Sorprendente e affascinante. No, affascinante è un aggettivo troppo banale. Squisita. Ecco, squisita. Ma chi si fosse trovato sotto la minaccia della sua infallibile 38? Pronto! Miss Louisa Page. Miss Louisa Page non c'è. Dica a me, sono il suo segretario. Ma un momento, questo numero non è sull'elenco. Chi parla? Un'amica di Miss Page. Ma io non la conosco. Ma scusi, lei che c'entra? Miss Page ha bisogno del suo permesso per frequentare un'amica? Gloria! Ma è proprio lei? Meno male. Ci ha messo un bel po', mi pare. Eppure la mia voce non era travestita. Mi scusi, ma sa com'è? È la prima volta che la sento per telefono. E spero che non sarà l'ultima. Chiariamo subito un punto. Non stia a pensare che mi sia data tanto da fare per cercare il suo numero privato. Si ricordi sempre che sono un poliziotto. Da quando la conosco vedo la polizia con occhi del tutto nuovi. E non stia nemmeno a pensare che le telefono per motivi extraprofessionali. Ah, perché ci tiene tanto a rovinarmi la bella sorpresa? Senta, è disposto ad aiutarmi? E me lo domanda? In che modo? Devo svolgere un'inchiesta in un ambiente che lei conosce bene, Greenwich Village. Scrittori alla page e arte astratta. Mi farebbe da accompagnatore? Con entusiasmo. Quando ci vediamo? Beh, parliamo insieme stasera. Per esempio al Romeo Bar, dove ci siamo conosciuti. È il più bel posto del mondo. A che ora? Beh, fino alle 9 sono di servizio. D'accordo, allora alle 9. E... Gloria. Sì? E intesi, buongiorno. Ciao. Oh, ciao, Frank. Come mai i telefoni di qua? I tuoi colleghi di stanza non devono sentire. Segreto d'ufficio o segreto personale? Nell'uno nell'altro. Sono entrato un momento qua dentro ricordandomi all'improvviso che dovevo telefonare. Hai telefonato. A proposito, non abbiamo promesso a Giorgio... Sai di chi parlo, no? Giorgio Jackson, lo scrittore, di telefonargli. Guarda, ho un'idea. Perché non gli chiedi di farti da guida a Greenwich Village? Cos'è, l'idea non ti va?
Ma non è mica un ordine, sai, è soltanto un suggerimento. Grazie, capo. Altri ordini? Venuti per ballare? Ah, d'accordo, il ballo non è che un pretesto. Ah. Devo offendermi? No, no. Osservavo quello strano tipo. Ballando posso studiarlo senza che lui se ne accorga. Non lo ha studiato molto finora. Vabbè, studio anche lei, per inteso. Non è la mia protagonista? Comincio a pentirmi di averle dato questo appuntamento. Allora, quando è così, andiamo pure a sederci e parliamo subito di cose serie. Meno male, così va meglio. Ci dà sotto pure lui stasera. Gliene do. Ma sì. Oh, come al solito. Sul conto. Sentite? È in vena di nostalgia. Sì, sì, a me ricorda soltanto i primi reumatismi. Il fascino delle vecchie canzoni, banale ma irresistibile.
irresistibile. Senta, le spiegherò lo scopo della mia inchiesta a Greenwich Village. Trecce o frangetto? O tutte e due? Che? Che cosa portava quel tempo, quando nacque questa canzone? Sto cercando di immaginarla. Gonna a quadretti sopra le ginocchia e scarpette a punta tonda. Cos'è, una battuta di dialogo del suo nuovo romanzo? È lei la protagonista. Che cosa risponde? Mi ripeto, che siamo venuti qui per parlare di cose serie. Gloria. Sì? Non sono mai stato tanto serio. Altri quattro, per favore. Vattene. Vattene, t'ho detto. Ma contro chi ha sparato? Se non c'è nessuno. Ma è pazzo, vi dico, è pazzo da manicomio criminale. Ho sentito un colpo. Che succede qui? Tenente Stende all'omicidio. Sorvegliatelo. Il telefono. Là, sul banco. Pronto? Pronto sei tu, Frank? È successo un fatto curioso, qui a Romeo Bar. Ti porto un certo tipo che tu già conosci. Dunque. Perché avete sparato? Non ho sparato. No? Non ho voluto sparare. Io mi sono ricordato all'improvviso che avevo la rivoltella in tasca e che forse non avevo messo la sicura. E per sincerarvene, avete preso l'arma. La sicura non c'era e un colpo è partito. Non è così? Ecco, proprio così. Non è vero.
Il barista vi stava guardando. Voi avete mirato e sparato. Io non so, non mi rendevo conto di quello che facevo. Ma ho sparato contro un sedile vuoto. Vuoto, capite? Non c'era nessuno davanti a me. Io non volevo né potevo colpire nessuno. Voi non potete accusarmi. Io ero solo sovraeccitato, ecco, sovraeccitato. Forse avevate bevuto? Sì, sì, avevo bevuto. Molto? Beh, un po' più del solito. Nel bar vi conoscono come un bevitore che resiste bene all'alcol. Ma questa volta forse avrò esagerato. L'esagerate anche adesso? Sì. Nel nascondere la vostra vera identità. Dite di chiamarvi Anthony Graves, senza fissa dimora. Anthony Graves, esatto. Ma non avete documenti addosso? Sapete che questo è già un primo motivo per arrestarvi. Arrestarvi? Ma io non ho fatto niente, niente! Passiamo al secondo motivo. Avete usato un'arma non denunciata. Non è vero, io ho un regolare porto d'armi. Col nome di Anthony Graves. Certo. E con quale nome, se no? Dov'è? L'ho perduto. Ve l'ho detto che ho perduto tutti i miei documenti. Ma non ne avete denunciata la scomparsa. Quindi noi siamo autorizzati a credere che... Cos'è? Ti dà fastidio quel rumore? È una comune calcolatrice. Lo so. E allora? Mandatemi via, vi prego. Voi non avete il diritto di tenermi qui. Forse vi manderemo via. Ma prima raccontateci tutto da capo. Dunque. Avevo bevuto molto. Questo sì, è stato un atto inconsulto. Irresistibile. Come se ubbidissi a una volontà più forte della mia. Ho lottato. Non volevo. Vi giuro che non volevo. Ma sono stato costretto a prendere la pistola. A mirare. A sparare. Contro la persona che vedevate seduta sul sedile di fronte a voi. Ma il sedile era vuoto! Vuoto! Da quanti anni lo sentite questo rumore? Sì, ci sono degli arnesi di lavoro che possono diventare strumenti di tortura. Odiosi, ossessivi, insopportabili. Dove siete impiegato? Qual è il vostro vero nome? Federico Rex. Lavoro a State Island, alla dogana. Oh, così va meglio. Del resto, se veramente avete denunciato l'arma, avremmo fatto presto ad identificarvi. Federico Rinks, State Island, dogana. Lavorate lì da molto tempo? Da 9 anni. 7 ore al giorno chiuso in un buco a rivedere bollette e scontrini. Roba da impazzire. Capisco. E da quanto tempo siete vittima di queste allucinazioni? Io? E non dovete spaventarvi. Non è un caso unico il vostro. Colpa dell'alcol, sicuramente. Una visione vi perseguita. Una persona è davanti a voi. Una persona che non potete dimenticare. Una persona che forse vi ha fatto del male. Voi la vedete sempre.
forse anche in questo momento. Di una donna, vero? Sì. Naturalmente, una donna. Io non ho parlato di nessuna donna. Ma come, non ho detto che si tratta di una donna? Io ho sentito così. Anch'io. L'ispettore ve l'ha chiesto e voi avete risposto sì. Non ho detto niente del genere. Se credete di averlo udito, vi siete sbagliati! Ora che mi viene in mente, un caso simile, quasi identico. Ti ricordi di quel nostro compagno di università, David Caldwell? Ah, David Caldwell, sì. Ebbene? L'ho incontrato dopo tanto tempo, 2 anni fa. Ha ridotto male, molto male. Alcol, forse peggio. Una sera strana, pioggia a non finire, una gran malinconia. Una di quelle sere in cui il bisogno di sfogarci dei nostri guai con qualcuno ci preme dentro come un grido. E lui, Davide, ne aveva di guai, e grossi. La nostra età ed era un vecchio. Mi disse che la moglie, una donna bellissima che lui amava pazzamente, lo aveva piantato. Ma dovunque lui andasse, con chiunque si trovasse, la vedeva sempre. Gli feci osservare che non si poteva proibire ad una persona di andare e venire. Coincidenza, insomma. Certo che non si può proibirlo, rispose lui. Ammetto che una persona la si possa incontrare per caso nella poltrona accanto in un cinema o al tavolo di fronte al ristorante. Ma quando quella stessa persona appare di giorno e di notte in casa, con la porta chiusa a chiave. No. No, io la vedo sempre, perché lei è dentro di me e non vuole scomparire, non vuole morire. Eppure io l'ho uccisa. Presto, medico. Federico Renx, impiegato alla dogana, ma non ha moglie. Non ha mai avuto moglie. Come va, signor Renk? Meglio, grazie. Ha bisogno di niente? Io non ho molto denaro, ma se lei potesse procurarmi... Che cosa, signor Renk? No, niente di quello che pensa, solo whisky, solo un po' di whisky. Se il dottor Eric l'autorizza, non le costerà neppure un soldo. Il dottor Eric... Crede che non mi sia accorto che anche lui è della congiura? Cercano di trattenermi e non possono. Io sto bene,
Ho avuto solo un malessere, un capogiro. E voglio andarmene di qui, glielo vado a dire al dottor Eric. Stia calmo, glielo dirò. Subito, prima che io ricorra al mio avvocato e provochi uno scandalo. Se vuole darmi il nome del suo avvocato, telefonerò io stesso. Vuole prendermi in giro, eh? Io faccio l'infermiera e sono sempre dalla parte di chi soffre. Mi dia il nome del suo avvocato e le dimostrerò che non ho alcuna intenzione di ingannarla. No. No, preferisco aspettare. Ascolti, che cosa ha sentito dire sul mio conto? Crede che vogliano trattenermi qui ancora per molto? Per me può andarsene anche subito. Un normalissimo caso di shock post-allucinatorio da intossicazione alcolica. Non credo però che sia mai arrivato al delirium tremens. L'analisi del sangue rivela un tasso ancora medio. Beh, certo, se fosse ricoverato in una clinica psichiatrica... Dottore, lo tenga qui ancora per un paio di giorni. Io faccio il mio mestiere e non mi preoccupo della sua guarigione dall'abitudine di bere. Io voglio sapere chi è. Anch'io ho la stessa sensazione, che nemmeno Federico Renks sia il suo vero nome. Ma è così facile cambiarlo? Ogni anno centinaia di persone spariscono senza lasciare traccia. E non muoiono, né emigrano. A volte non si allontanano neppure dai luoghi dove hanno vissuto per molto tempo. No, riescono a procurarsi altri documenti e si fabbricano una nuova esistenza. La maggior parte di loro non sono nemmeno dei criminali. Semplicemente stufi, ecco tutto. Ma questo Federico Renks nasconde qualcosa di grosso, ne sono sicura. Ha una faccia interessante. E quel suo modo di starsene sempre rannicchiato, raggomitolato, come un ragno, o anche come un cane frustato. Certo, una volta si muoveva, camminava, gestiva in maniera diversa. E che cosa ripete sempre in silenzio? Bestemmie o litanie? È davvero un tipo strano. Almeno riuscissimo a sapere qualcosa di quella donna che lui vede sempre. Perché su questo non c'è dubbio, eh? Il tuo pezzo letterario sul fantomatico David Caldwell gli ha fatto un grande colpo. Frank. Cos'è, una buona idea? Lo spero. Con l'aiuto di quella vecchia volpe di Sam Jenkins voglio fare accurate ricerche nell'archivio persone scomparse. La faccia di Federico Renks è troppo caratteristica per non essere riconosciuta in una fotografia sia pure vecchia di molti anni. Sì, ma non tutte le schede hanno la foto. Sulle altre controllerò i connotati. D'accordo. A più tardi. E non scordatemi in mezzo alle schede all'ora di colazione, eh? Non ce ne scorderemo. Vero, Giorgio? Dottore? Che cosa fa? Voleva chiamare un avvocato, ma quando mi sono offerta di telefonare per conto suo ci ha ripensato. Adesso vuole parlare con lei. Beh, senta cosa vuole. Ma trovi il modo di convincerlo che deve restare qui almeno per un paio di giorni, solo per ragioni cliniche. Lo rassicuri, gli dica che ha parlato con me, che nessun addebito vero e proprio di carattere giudiziario pende sul suo capo. Bene, se c'è qualcosa di nuovo le telefono al suo ufficio. D'accordo. Venga, Miss Gray. Frank. Ho un'idea anch'io. Ma meno male, io ne sono un po' accorto. Ah, no, scherzavo. Devo riconoscere che non sei proprio da buttar via come collaboratore, anche se sei uno scrittore di gialli. Senti, ho visto in cortile un impianto mobile TV. Ce n'è più di uno, è con questo. Si può effettuare una ripresa in circuito interno in bassa frequenza? Vuoi fare la prova di una trovata da inserire nel tuo nuovo romanzo? Rispondi, si può? Ma credo di sì, perché? Manda a chiamare il capo della squadra TV. Eccolo là, non si è accorto di niente. Speriamo che i miei capi non lo sappiano. Ho paura che riderebbero un bel po'. Può darsi. Stammi a sentire. Se tu dovessi definire con un aggettivo solo la faccia di quell'uomo, quale useresti? Lo scrittore sei tu, non io. Su, avanti, non scherzare, mi hai capito benissimo.
È una faccia che ha qualche cosa di innaturale, di artefatto. Sì, una faccia truccata. O che per lungo tempo ha subito il trucco. Vuoi dire che... Eccolo, ha ricominciato. Vediamolo più da vicino. Ehi, Mike, spara tutti i pollici che hai. Al pari d'un messaggero malato del cielo. Se sta parlando, è sicuro di non essere udito. Il dolce sonno scenda sugli occhi tuoi, la pace al seno. Se questo sonno e questa pace io fossi, sì caro, avrei riposo. Ma è Giulietta e Romeo. Ehi, Mike, basta. Sbaracca tutto, ma con la stessa cautela. Vuoi dire che si tratta di un ex attore? Esattamente. Già, come se non ci fossero al mondo migliaia di persone innamorate dei versi del vecchio Guglielmo tanto da recitarli a memoria. Obiezione respinta. Perché? Se non avessi udito la sua voce, forse condividerei i tuoi dubbi. Ma lui recita da professionista. Cioè? Non è facile spiegare in che consiste la differenza. Ma un orecchio esercitato non si sbaglia. Cosicché il nostro impiegatuccio alla dogana sarebbe... Ve lo dico io chi sarebbe, chi è? Un ex attore. Beh, che c'è da ridere? Beh, fin qui ci eravamo arrivati anche noi. Ah, sì? Ma il resto lo sapete? Si chiama o si chiamava Needle Price e scomparve da Filadelfia 10 anni fa senza lasciare tracce. Needle Price? Sei in gamba, Gloria. Benny e Thomas, qui per favore, subito. Sveglia quei pelandroni di Filadelfia. Voglio sapere tutto di questo Needle Price. Dal nome dell'ostetrica che lo vise al mondo al titolo dell'ultimo lavoro che recitò prima di scomparire. Bene, vado. E la colazione? Farò colazione in aereo. Ah, la compagno. No, no. Missione ufficiale. Ciao. Ciao. Needle Price. Sì, capo. Ah, perquisizione intelligente nell'abitazione di questo Federico Ranks. Annotate tutto, ogni minimo particolare. Ma lui, tornando a casa, deve essere sicuro che nessuno ci ha ficcato il naso. Siamo intesi? Intesi. Intesi, benissimo. Sì, ma il tuo romanzo, quando lo scrivi? Ah, non c'è fretta. Mi interessa di più il seguito di questa storia. Comunque, la mia scheda vale la tua trovata. Credi? Oh, una scheda non dà che quello che c'è scritto. Di trovate se ne possono avere tante. No, non ero preoccupata per la sua assenza. In fondo si tratta di 2 giorni soli e lui una volta all'anno si allontana per 2 o 3 giorni senza dire dove va. E non vi è mai capitato di indovinarlo? Io mi occupo dei fatti miei e le faccende dei miei inquilini non mi riguardano. Vi scordate che siamo della polizia? Beh, una volta, per caso, ho sentito che telefonava per prenotare un posto per Filadelfia. Oh, così va meglio. E questo viaggio annuale quando capita? L'epoca cambia? No, sempre gli stessi giorni, alla fine di aprile. Almeno da 5 anni che abita qui non è mai cambiato. Prego. Mrs. Goldsmith, sì? Nessuno, e tantomeno lui, Federico Ranks, deve sapere che abbiamo guardato nella sua camera. Capito? Capito.
Ma ha fatto qualche cosa di male? Sì, sì, lo so che beve parecchio. No, ma... non ha fatto niente. Assolutamente niente. Tant'è vero che non li vedrete tornare domani o dopodomani a riprendere la sua solita vita. Su, apriteci. Fermi tutti! Alzate le braccia e scendete uno alla volta. Vuoi smetterla, Rocky? Mio figlio, Rocky, vede troppi gialli alla televisione. E cosa vogliono da te questi due gangster? Ci mancava pure questo. Questi due signori sono amici del signor Ranks. Il signor Ranks non c'è. Sì, lo sanno. È lui che li ha incaricati di controllare delle carte in camera sua. Li accompagno io. Toglietecelo dai piedi. Basta, Rocky. Ecco, prendete la chiave e la prima porta a sinistra. E soprattutto ricordatevi quello che vi abbiamo detto prima. Appiantala! Basta, Rocky! Rocky, tu sei un ragazzo svelto. Io ti voglio parlare come se tu fossi già un uomo. Mi tratti da uomo solo quando vuoi qualcosa. Mi devi promettere, da uomo, che non parlerai mai al signor Ranks della visita di questi due uomini. Mi compri il fucile Flaberty per il mio compleanno? E va bene, te lo compro. Il signor Ranks è stato sempre gentile con me. Il signor Ranks è soltanto un inquilino, ed inquilini se ne trovano altri. Ma questi due uomini sono della polizia e dobbiamo tenerci gli amici. Capito, Rocky? Sono della polizia. Ehi, Danny. Guarda qua. È un costume di teatro. O di film. Sì. Mi ricorda un vecchio film con Norma Shearer che mi piaceva tanto. Giulietta. In Giulietta e Romeo. Ecco qua, capo. Ho preso degli appunti sul posto e poi ne ho ricavato questa specie di bozzetta. È fedele anche nei particolari. Bene. Un poliziotto che sa disegnare serve qualche volta. Un giorno o l'altro mi regalerai un tuo quadro. No, no. Quando sono fuori servizio, non regalo. Vendo. La padrona della pensione non parlerà? No, no, e neanche quella peste di suo figlio. Ma perché? C'è un ragazzino. La madre sa quello che deve fare. A cominciare da Federico Ranks, sfido chiunque ad accorgersi che in quella stanza c'è stata una perquisizione. Salve, ragazzi! Oh, Gloria! Vi porto grosse novità. Secca, secca. Non vengo mica a piedi da Filadelfia. Allora? Dunque, Needle Price, alias Federico Ranks, alias Anthony Graves, scomparve 10 anni fa. Questo lo sappiamo già, e poi? Ma la sua fu preceduta 8 mesi prima da un'altra scomparsa, quella della moglie. Tutto con B? Ellen Barnes, una donna splendida anche se mediocre attrice. Recitavano insieme nella stessa compagnia. In che ruoli? Ma scusa, ma è importante? Penso di sì. Quali ruoli? Lei anche da prima donna e lui, come si dice in teatro, da promiscuo, ecco. Non capisco allora perché quell'ossessione dalla parte di Romeo. Dai, continua, continua. Ho potuto parlare con un paio di attori che si ricordano benissimo di tutti e due. Una coppia male assortita. Lei una donna senza troppi scrupoli pur di arrivare al successo e non a quell'artistico. Lui rassegnato ormai alla mediocrità, gelosissimo e succube della moglie che già una volta l'aveva lasciato per seguire un tizio carico di soldi ma non troppo disposto a divorziare per risposare lei. Ma lui denunciò la scomparsa definitiva della moglie? Altro che, attribuendola ad una fuga a due con un ignoto complice. A quanto sembra era disperato, sull'orlo del suicidio. Tentò di riprendere a lavorare, ma ogni sera aveva delle crisi penose. Cercava la moglie,
La vedeva. Dietro le quinte, in camerino, perfino in palcoscenico nell'attrice che l'aveva sostituita. Si mise a bere. E dopo un po' la compagnia gli impose di andarsene. E lui se ne andò, anche da Filadelfia. Sparì come la moglie, senza lasciare tracce. Suppongo che ci fu una regolare inchiesta per la sparizione della moglie. Ed anche molto accurata. Price era così innamorato della moglie che si sospettò qualcosa. Ma lui riuscì a mostrare pienamente la propria innocenza e così tutti i sospetti caddero. Allora, capisco. Allora, perché sarebbe scomparso anche lui? Io capisco cambiare vita, ma nome. Forse aveva più paura di se stesso che degli altri. Niente letteratura più o meno gialla, per carità. Comunque, io ho un'idea di tutta la storia, me la sarei fatta. Anch'io. Se permettete, anch'io. Avanti, diccela. Sì? Quella visita al portoricano, la faccia da solo? Vengono, ma subito dopo, rimpiazzali e rimandameli, capito? Avete sentito, Peterson? Sbrigatevi, tornate più presto. Ma proprio sul più bello. Dai, fila. Allora, tocca a te parlare. Già. No, ma c'è proprio bisogno di parlare. I fatti parlano, abbastanza chiaramente. Il guaio è che non parlerà lui. Sì, perché ammettiamo pure che abbia ucciso la moglie e ne abbia fatto sparire il cadavere. Ma come ritrovare le prove del suo delitto? Come convincerlo senza prove a confessare? Ma potremmo trattenerlo ancora. A parte il colpo di pistola c'è il fatto della falsa identità e a lungo andare, dandogli la sensazione di aver scoperto tutto. Posso? Sentiamo il genio. Per una volta tanto non sono d'accordo con Gloria. Price non è tipo da confessare. Credo anch'io. Ma dimenticate che è un alcolizzato. Ha bisogno di bere e dopo parecchi giorni... Qualsiasi avvocato lo tirerà fuori in meno di una settimana. E allora? No. Il sistema è vecchio, ma spesso funziona. Io voglio invece dargli l'impressione che non abbiamo sospetti su di lui, anzi, non deve nemmeno sapere che conosciamo il suo vero nome e il suo passato. Facciamogli riprendere la sua vita e osserviamolo attentamente. È un tipo eccitabile, suggestionabile. Può darsi che prima o poi si tradisca. E se non si tradisce? Che ne dici, genio? Se posso esprimere la mia opinione, io al tuo posto farei lo stesso. Grazie, mi hai illuminato. Ehi, che tono! Sì? Dottor Eric? Tiri fuori quel Ranks. Sì, lo metto in libertà. Diciamo alle 7. Sì. D'accordo. Dalle 7 in poi sapremo tutto quello che farà. Louisa Page in un caso simile avrebbe certo una trovata. O la soluzione addirittura, con la confessione del colpevole. Chissà. Può darsi che Louisa Page l'abbia già avuta la trovata. Beh, come vede, i suoi timori erano del tutto ingiustificati. Tra poco lei se ne andrà di qui e senza alcuno strascico. Alle 7. Perché alle 7? Documenti, burocrazia. Quello che le consiglio è di smettere di bere. E invece voleva corrompermi pur di avere un po' di whisky. Adesso che è libero. Libero. Certo che sono libero. Che cosa avevo fatto? In un momento di nervi ho premuto il grilletto di una pistola senza sicura. La mia pistola. Me la restituiranno. Io ho un regolare porto d'armi. Non è affar nostro. La richieda l'ispettore McCarthy e se lui lo crederà opportuno gliela restituirà. Buona fortuna. Buonasera, dottore. Poteva almeno dirgli grazie. E se la tengano la mia pistola, ci rinuncio.
purché non veda più una sola faccia di quelli della polizia. Che ne hanno fatto? Che ha da temere da quelli della polizia? Nulla. Assolutamente nulla. Sarà, ma io non ci credo. Cos'è? La storia dell'assassino che torna sul luogo del delitto? No, no. Lui verrà proprio perché sa di non aver commesso nessun delitto e vuole che noi sappiamo che lui lo sa. Troppo difficile, ci rinuncio. Convinta, Gloria? Ma che venga proprio stasera, appena messo in libertà. Se viene, paga la vita. Grazie. Comunque, quando viene, non lo butti fuori. Ah, perché dovrei anche pregarlo di... Paga la vita. Sono venuto a chiedere scusa. Ah, molto gentile. E a Pistole come stiamo? Questi signori della polizia non me l'hanno restituito. Per fortuna! Senta, sente bene che lei sappia che io non sono un poliziotto, ma uno scrittore. Lei ci ha visto e ci rivede qui insieme perché la signorina... è la mia fidanzata. Vieni, Gloria, andiamo, parliamo un po' delle faccende nostre, finalmente. Ah, che brutto mestiere il tuo. Per fortuna che quando saremo sposati... Bello, eh? E chi paga? Lo lasci così. Le conviene. Ah, sì, eh? Un'attrattiva di più del locale. Ah. Chissà quante persone racconterà la storia del colpo di pistola sparato contro... Contro chi? Contro il vuoto. Contro nessuno. Mi dispiace se... Prego. Oh, come al solito, eh? Come se non fosse successo niente. E anche la stessa dose, immagino, no? No. Un caffè. Dagli un caffè. Allora senti, ti darò un dolore. Ma dovremo sposarci soltanto quando avrò finito di scrivere il nuovo romanzo. Altrimenti rischierei di non finirlo più. Ma come, non capisci? Come poliziotto sei in gamba, ma come donna sei una piccola oca, tesoro mio. Ci vogliamo bene da tanto tempo e non ti ho mai chiesto se ti piacciono i bambini. Questa poi. Ma come, cara? C'è una domanda più legittima tra fidanzati che stanno per sposarsi? Cameriere? Mi pare d'aver visto al banco una bottiglia di grappa italiana. Portatecela qui, per favore, e con un bel po' di ghiaccio. Ghiaccio? Eh sì. E dite al pianista di suonarci qualche cosa. Che cosa? Ma quello che vuole, naturalmente. Adesso, cara, il problema più grosso. Il viaggio di nozze. Quella tua idea di andare in Florida, come fanno tutte le coppie senza fantasia. No, no, non va.
che cos'hai, cara? Non apri bocca stasera. Ah, capisco. I problemi pratici vuoi lasciarli tutti a me. Ma sono importanti anch'essi, sai. Ah, non si può stare sempre con le mani nelle mani a fare Giulietta e Romeo. Il dolce sonno scenda negli occhi tuoi, la pace al seno. Se questo sonno e questa pace io fossi, sì caro avrei riposo. Basta! Che cosa volete? Che cosa volete? È proprio... Quando parleremo a Frank del tuo... del suo piano? Domani stesso, se vuoi. Ti riesce così difficile darmi del tu? Signor Ranks, bentornato. Poteva però dirmi qualche cosa prima di partire. Sono stata in pensiero, io non... È venuto qualcuno a cercare di me durante la mia assenza? Qualcuno? Qualcuno, sì, a cercare di me, a ficcare il naso nella mia camera. Ma io non l'avrei permesso. Io no. E se le dico di no? Neanche qualcuno della polizia? Signor Ranks, lei abita qui da anni. Le ho mai detto una cosa per un'altra? Risponda, chi c'è stato? Nessuno. La chiave. Eh? La chiave della mia camera, suppongo che lei avrà chiuso a chiave durante la mia assenza, ah, no? Sì, certo, naturalmente. Gliela prendo subito. Signor Rex, eccola la chiave. Se ha bisogno di qualche cosa... Di niente. Grazie. $3 mi dico una cosa molto importante. Ma ti parla? Ci sono stati nella sua camera, chiusi dentro un'ora. Mi hanno trattato male e io glielo dico. Tu e della polizia. Quando? Rocky! Signor Rex. Vermi, sporca carogna, come tutti! No, no. Lasciami! Ora te la do io la lezione che ti meriti! Te lo do io il clope! Sì, io mi faccio bruciare! Chi è? McCarthy, signor Renz. L'ispettore McCarthy.
Si può? Scusi, m'ero buttato sul letto un momento. Ma cosa vuole lei ancora da me? Niente. Proprio niente. Restituirle la sua pistola. Non l'ho richiesta. Ma è un suo diritto. Non ha un regolare porto d'armi. Confessi, Vian. Che cosa? Che non avrà la forza di smettere veramente di bere. E invece sì, lo farò. E lei è venuto qui per dirmi questo? Per riportarmi personalmente la mia pistola? Perché le sembra tanto strano? Hai intenzione di cambiare casa? Non dubiti. Se lo farò, avvertirò. Non dicevo per questo. È che dopo una crisi come la sua, bisognerebbe mutare ambiente, non vedersi più attorno alle stesse pareti. E crede che sia facile con quello che io guadagno? E lei crede che le mie pareti siano migliori di queste? Quando si pensa a quello che uno sogna da giovane, denaro, successo, persino applausi. Io da ragazzo, non rida, sognavo di diventare un grande attore. Ah, dimenticavo, gliel'ho riportata, ma naturalmente ho votato il caricatore. Meglio tenerla scarica. Però non avrà mica un caricatore di riserva, no? Avevo perfino dimenticato di averlo. Grazie. Bene, allora forse non è il caso che le dica arrivederci. Spero di no. Addio. Addio, signor Ranks. Modestia, ma vi dico che è stato un vero miracolo se ce l'ho fatta a seguirlo stanotte quando lui è uscito di casa per andare a gettare nel fiume questo pacco. Ha preso 3 volte il metrò e 2 taxi. Sembrava che lo sapesse di essere pedinato o che lo sentisse. Ecco qua, è proprio il costume che era nascosto in fondo al suo baule, quello che avevo disegnato, capo. Il costume di Giulietta? Giulietta, sì signore. Ma dove l'ha buttato? Oh, in un posto completamente deserto. Qui,
in fondo alla Beckley. Per fortuna, quelli della fluviale sono ragazzi in gamba. Non è stato uno scherzo ripescarlo, fregatura. Bene, Danny. Grazie, capitano. No, tenente. Per me dovreste essere già capo della polizia. Frank. Mi viene in mente un particolare della mia inchiesta a Filadelfia. Uno dei tanti piccoli misteri collegato col mistero della fuga di Ellen Barnes. Scomparve uno dei suoi costumi teatrali. Salve! Thomas. È scomparso, tenente Stay. Complimenti a te, Danny. Mi hanno detto che il tuo disegno era ottimo. Adesso vi spiegherete, spero. Portate questa roba giù in laboratorio. È passato molto tempo, ma là fanno il fatto loro. Eventuali tracce di sangue e così via. Ma filate, via. Ok. L'idea è di Giorgio. Sentiamo se ti va. Novità? Pare di sì. Stanno studiando un piano. E c'è anche lo scrittore. Se c'è. Tra poco ce lo vedremo assunto in organico. Tutta colpa del tenente Stein. Casomai di Gloria Stein, non del tenente Stein. E poi, per essere uno scrittore, ha l'aria di avere un cervello che funziona. Ciao, assolutamente no. Come no? Ma no, se avessi saputo... È impossibile, lei ha... Malgrado tutto, tu non la conosci abbastanza. Ecco, avresti dovuto sapere o intuire che lei... Smettetela! Io ho deciso e mi farete il sacrosanto favore di non opporvi. Ricordatevi che qui non sono Gloria Stein, ma è il tenente Stein. Ancora tu. Non riuscirò mai a liberarmi di te. Eppure ti ho uccisa con le mie mani.
mie mani. Basta, Helen, basta! Ti sei vendicata! Per l'ultima volta, vattene! Non vuoi, vero? Già, sei sempre la stessa, ostinata, gelida, malvagia. Dovrò dunque ucciderti un'altra volta. Passerò l'intera vita ad ucciderti. E sei sempre così bella. Nessuno potrà mai uccidere la tua bellezza. Ma che ti costava farmi vivere accanto a te? Io sopportavo tutto. Offese, tradimenti, odio, disprezzo. Tutto. Ma non l'abbandono. Non l'addio. Dico io di lasciarvi, di non tornare mai più. Ecco, adesso io mi volterò e quando mi volto devi essere sparita. Sparita! Tu! Siamo della polizia! Rientrate nelle vostre stanze! Rientrate! Rientrate! Ora la ritroverò, forse, e non potrà più umiliarmi. Starò accanto a lei, finalmente, come un protagonista. Io bevo all'amor mio. Or, con un bacio, io
salve. Ah, mi dispiace, ma io sto chiudendo. Tre whisky doppi. Ah, beh, ve li do perché vedo dalle vostre facce che ne avete bisogno. Ah, io non credevo che i poliziotti fossero della gente tanto sensibile. Cosa vi è successo? Quel pazzo che... Sta tranquillo. Nessuno verrà mai più a sparare in questa tua topaia. La tua idea era buona. Un po' letteraria. Da scrittore di gialli, appunto. Ma forse ha falsato tutto. Sì. Non sapremo mai se quell'uomo ha ucciso veramente la donna che amava. Forse è impazzito perdendola e ha desiderato tanto di vendicarsi che ha finito col convincersi di averla uccisa. Cosa non può succedere nel cuore di un uomo quando perde la donna che ama? Offri tu. Grazie. Bene. Buonanotte. E siate felici. E questa è la frase, no? Se non sbaglio, tocca ancora la ditta a pagare, eh? Thank you.